Nell'episodio precedente di U-Tester. Questa è la telecam. No, questo... Cioè, ti interessa? Cioè, mi stai riprendendo tu? Questa è accesa, sì. Ma perché ha detto che mia moglie... No, non so, per dire, cioè... Sudarella? Dai, un pochetto. Credo di essere andato bene. Ci sono delle cose che non vanno sbagliate. Il bagagliaio non si chiama cofano, 3G non ha 50G e gli optional non si chiamano roba. Giacomo, oggi non sei riuscito ad individuare il tipo di cliente che avevi davanti, per cui purtroppo non sei più in corsa per il test. A casa porterò sicuramente i bei ricordi che... La sensibilità di un tester si misura anche al volante, dove bisogna essere in grado di ottenere il massimo da un'auto, il che significa guidare assecondando le caratteristiche tecniche e ottenendo il miglior rendimento. Non è importante la velocità, bensì la fluidità, che si traduce in una riduzione dei consumi. Quale dei ragazzi dimostrerà di avere il piede più leggero? L'auto che abbiamo scelto per questa prova è la Seat Ibiza TGI e la versione con il motore 1000 turbo da 90 cavalli a doppia alimentazione, benzina e gas naturale. La sovralimentazione è progettata per aumentare la coppia, quindi la spinta a bassi giri, e poi c'è l'integrazione di bombole e impianto a metano, che è una delle migliori. Durante la guida è sempre possibile vedere nella strumentazione consumi e autonomia di entrambe le alimentazioni, e i serbatoi del gas non occupano troppo spazio sotto il piano del bagagliaio. Ormai un rito, una consuetudine, il mio benvenuto a voi giovani tester sognatori. Questa sarà una puntata molto affollata perché oltre a noi ci saranno anche altri due tester d'eccezione, cari e stimati colleghi, e voi vi starete chiedendo ma perché? E soprattutto, ma chi mai saranno? Fabio, il piede leggero di motorone.com, curatore delle nostre prove consumi. Sicuramente le parole magiche sono regolarità e fluidità di marcia, ovvero evitare la guida a strappi, la guida troppo insistita sull'acceleratore, anzi bisogna appoggiarsi più che altro sulle decelerazioni e contare su queste per ridurre al massimo i consumi. Francesco, tester di omnifurgone.it, specializzato in prove in cui i consumi devono fare i conti con il peso e i tempi di consegna. Il carico è una delle variabili principali che incide sui consumi dei veicoli commerciali, poi ci sta lo stile di guida, ma non sottovalutiamo anche il top di partenza, che è una cosa che mette alla prova i consumi. In questa prova quello che conta è avere un'ottima guida. Il percorso è abbastanza facile, andremo su un percorso cittadino, ma siamo pur sempre a Roma. E c'è tanto traffico, incroci, rotonde, semafori, tutti piccoli dettagli che incideranno sui consumi. Le auto che usiamo nei nostri servizi, in questi giorni le Seat, devono essere in condizioni perfette, soprattutto quando vanno in video. Quindi abbiamo pensato ad una sfida per voi, ad una prova di rapidità. Il primo potrà avere in macchina un guru dei consumi, il nostro collega Fabio, che ha il piede leggero e che vi darà dei consigli per arrivare a dare il massimo in questa prova. Invece l'ultimo avrà in macchina un piede pesante, diciamo così, il nostro collega Francesco, che farà di tutto per distrarvi e non farvi concentrare. In bocca al lupo. I nostri tester dovranno sistemare al meglio la Seat Ibiza. Chiudere porte, bagagliaio, cofano, posizionare i sedili posteriori, le alette parasole, tirare su i finestrini, aprire gli specchietti, mettere la cintura di sicurezza, accendere il motore e, solo alla fine, suonare un colpo di clacson. 3, 2, 1, via! Un
Ogni dimenticanza costerà loro una penalità sul tempo. Il più veloce e preciso potrà essere affiancato durante la prova dal nostro esperto Fabio e fare tesoro dei suoi consigli. Fare una guida predittiva, cioè guardare avanti, vedere come si muove il traffico davanti, anticipare le manovre, dosare l'acceleratore con molta parsimonia e aumentare la velocità, quindi gradualmente e mai bruscamente. È il classico piede di velluto, ovvero immaginare di avere un uovo sotto l'acceleratore. È importante anche la frenata, ovvero quando si deve rallentare è sempre bene togliere il piede dall'acceleratore più che frenare bruscamente. Non abusare del climatizzatore, può sembrare banale, ma evitare di viaggiare a gomme sgonfie. Il peggiore sarà disturbato da Francesco. Allora, sicuramente non lo disturberò fisicamente, anche se un po' di solletico sarei tentato dal farglielo. Mi limiterò a disturbarlo con delle domande, parlando, dandogli dei consigli sbagliati per vedere se ci casca. I coach invece sceglieranno con chi dei tre rimanenti salire a bordo. Ho provato. Vai. Ho vinto la prova a tempo, penso che Fabio possa darmi qualche consiglio per avvantaggiarmi. E a Filippo, che ha vinto Stazzi, gli dico in bocca al lupo. Mi darà fastidio e cercherà in tutti i modi di mettermi i bastoni tra le ruote. Io, se fossi Filippo, punterei sulla messa a capo del giudice, quindi magari... Chi vince? No, non ne ho veramente... non ne ho idea, però speriamo me. Spero di vincere io, insomma, quindi... Per valutare al meglio la prova, i coach hanno impostato il percorso sul navigatore della Seat Ibiza. Dovranno percorrere quasi 10 km a Roma, fra città, campagna e un brevissimo tratto di raccordo anulare. Supera la prova chi consuma di meno e resta nel tempo limite di 15 minuti, con una velocità media di circa 39 km orari. Ogni 30 secondi di ritardo si trasformano in una penalità sul consumo, 0,1 kg per 100 km. A parità di consumo vince chi ha impiegato meno tempo. Federico, come sempre, è stata una sorpresa. Quando entra in macchina suda 10 camicie, è veramente teso e ho detto oddio. Ops. Un po' fastidiose queste buche. Sì. Il coach che mi ha scelto è Vicky, quindi incrociamo le dita. È incredibile quanto possa essere teso per guidare una macchina a queste andature. Sembra un po' l'esame della patente. Incredibile la tensione che si può avere andando così piano. Sì, no, è vero. Federico è molto bravo, ma deve appunto imparare a gestire la tensione e l'ansia. Come sempre mi ha sorpreso all'ultimo. Per strada è stato esemplare, non ha fatto un errore. Era sempre un po' borderline sul limite, ma quello mi piace, cioè i limiti sono fatti per essere un po' sfiorati. La rischiaccia tutto allora. Sempre più forte, vai. Beh, per disturbarlo ho fatto la cosa che mi riesce meglio, quindi l'ho rimbambito di chiacchiere dall'inizio alla fine. Quanto è il limite? 40, sul raccordo. Sul raccordo 40? Sul raccordo, eh? Non ho idea. Poi? Aerodinamica. Poi? Dai. Portatura. Ma no! Se tu le vedi proprio come furgone. Sì. Non è vero, tanto cioè non dire queste cose. Poi certo gli ho dato anche qualche consiglio sbagliato, l'ho spronato anche a qualche piccolissima infrazione al codice della strada. Senti, però questo però è un modo di sicura. Non c'è niente da fare. Abbiamo... ce ne viene la media, te lo dico. Abbiamo la linea continua. Vabbè, ma che tempo c'è, dai? Ma tanto Fabio non te lo vede nessuno, io non ma glielo dico. Vorrei termare la patente, sai. Dagli una bella schiacciata di freno e poi riparti a bestia. Non posso. Come non puoi? Ma la radio non ce l'ha? Non ci serve. Sì. Come ci serve? No? Allora canto io. Na 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 na. Sai canzoni stranelli romani? Ma così dice arancina o arancino? Ma lui è stato bravissimo, non c'è cascato. Io ero abbastanza certo che Alessandro si sarebbe dimostrato metodico, equilibrato, pacato, e così è stato. Vai. Sono felice che in questa prova sia lui il mio coach.
ma allo stesso tempo primo obiettivo sicurezza codice della strada, l'indicatore di marcia lo guardi? Per ora poco, però lo sento molto orecchio. Addirittura? Sì. È stato comunque molto corretto dal punto di vista del rispetto dei limiti di velocità, del codice della strada, quindi anche in casi in cui avrebbe potuto magari accelerare un pochino per recuperare, visto che intuiva di essere in ritardo, non l'ha fatto. Anticipare il traffico e la mossa successiva lo avrebbe probabilmente facilitato. Molto contento di avere Giuliano, anche perché abbiamo avuto modo di parlare più qualche volta, di confrontarci. Siamo forse alle 10:40. Hai rifatto una strategia e la stai seguendo o è cambiato? No, più o meno sto seguendo quello che avevo pensato. Ecco, volevo sentire soltanto la risposta del motore in salita. Piede un po' pesante, non ha sfruttato spesso la marcia più lunga magari in discesa per poi non dover consumare troppo in salita. Non ti ricordi che c'è lo start and stop, poi dopo lo ha attivato e si è fatto un po' fregare magari dall'abitudine. Quando la macchina davanti a sé ha cominciato ad avanzare, era ancora rosso e lui l'ha seguita senza invece stare fermo con il motore spento. L'importante è una guida fluida, rilassata, senza strappi. Ok, già sfruttiamo questa prima discesa. Terza. Sì, qui una terza. Una quarta ci sta. Ci sta anche una quarta qui, sì. In macchina mi ha dato tanti suggerimenti, tanti di quali già mettevo in pratica anche l'uso quotidiano e ci siamo confrontati. Ok, start and stop è entrato. Sì. È utile sfruttare anche. Aspetta, gli start c'è un po' di spazio. Ho intravisto un rosso, quindi è inutile accelerare troppo. Okay. Ecco, l'importante appunto è anche guardare davanti. Sì. Guardare il traffico, cioè, davanti. Anticipare. Sì, bisogna cercare di prevedere ciò che succede davanti. Si è comportato molto bene. A me è piaciuto perché ha cercato di seguire i consigli. Forse in qualche momento era un po' indeciso su quale marcia scegliere e lì ho dovuto un po' imbeccarlo. Piccoli segreti che fanno comunque la differenza. Alla fine poi consuma addirittura la metà. Per un Roma Forlì sicuramente potrebbe essere una valida scelta, deve maturare, è ancora un po' acerbo, però non so se sono stato migliore, ho dato il massimo, ho proprio avuto il piede leggero, quindi spero di sì. Non è stato facile per i 5 tester affrontare questa prova. E purtroppo uno di loro non ha saputo dosare così bene il piede sull'acceleratore. La rilevazione è stata fatta consultando il computer di bordo e tenendo conto del tempo impiegato per la prova. Da questi dati emerge che il tester migliore sulla Seat Ibiza ha consumato 4,6 kg per 100 km e il peggiore non ha fatto meglio di 5,3 kg per 100 km. Chi di loro dovrà abbandonare gli U-Tester? Federico, Ivan, Riccardo, fate un passo avanti. Riccardo, nonostante tu ti sia guadagnato con le tue abilità il contributo di un navigatore così speciale, il massimo esperto mondiale di consumi, qual è Fabio, tu sei stato il più bravo, quindi molto bene. Torna qui, ragazzi. Federico, continui a portarti un po' di ansia da prestazione in queste prove. Questo si vede quando guidi e stai attento a più cose, la strumentazione, i comandi, ad esempio i limiti di velocità. Sei un po' al limite, permettimi questo gioco di parole, il piede sulla frizione piuttosto che l'uso del cambio, tentennamenti che purtroppo si notano soprattutto in telecamera e questo per il nostro lavoro è un problema. Ivan, a me sinceramente dispiace molto vederti qui perché io insieme ai miei colleghi coach pensiamo che sei tra quelli che ha un buon potenziale per diventare un tester. Però oggi non è andata bene. A cosa sia dovuto questa pessima performance non lo so. Forse un po' di superficialità. Delle volte sei un po' troppo sicuro di te stesso e questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio. I numeri parlano chiaro. E oggi i numeri non ti hanno salvato. Ivan, mi dispiace. Per te U-Tester finisce qui. Aspettavo questa eliminazione perché
già io ho notato alcuni errori durante la prova e il mio più grande rimpianto è non poter continuare questi ultimi giorni qui con tutti gli altri amici che ormai sono diventati amici, ma soprattutto con tutta la redazione. Nel prossimo episodio di U-Tester.